Ciao a tutti, sono Fermi Xanax. Questo è un video particolare, volevo parlarvi dell'ultimo film di Sergio Castellitto e volevo parlarvene proprio dove è stato girato. Qualcosa di diverso dal solito per conoscere il film in maniera differente. Fortunata è l'ultimo film di Sergio Castellitto, come vi ho detto, io l'ho visto in anteprima ed è stato selezionato anche per Cannes. È quasi tutto stato girato qui e parla di Fortunata, interpretata da Jasmine Trinca. Lei è una mamma con una bambina, ha una vita difficile con un ex marito molto complesso e sua figlia Barbara ha dei problemi. Qui dove inizia il film, diciamo anche dove si svolge la maggior parte del film. Vedete quei palazzi lì giù? Mi sto avvicinando. Qui è proprio dove si apre il film, l'inizio. E proprio lì abita Fortunata con sua figlia. Uno degli elementi messi a fuoco nel film è proprio la multiculturalità che c'è nel quartiere dove vivono le protagoniste. Qui c'è la casa di Fortunata e questa sarà una strada che vedremo molto spesso nel film, perché molto spesso la faranno i protagonisti. Spostandoci invece da qui a qui, queste serrande saranno il centro della narrazione del film. Saranno il sogno di Fortunata, quello di aprire un negozio di parrucchiera tutto suo. Proprio sopra il negozio di Fortunata c'è un balcone dove molto spesso vedrete due signore anziane che parleranno con Fortunata. Nel film c'è anche Stefano Accorsi che interpreta il ruolo di uno psichiatra. C'è Alessandro Borghi che interpreta Cicano, un tatuatore. E quando sto registrando questo video il film non è ancora stato proiettato a Cannes, quindi sono veramente curiosa di cosa diranno. È una cosa molto bella che un film italiano riesca ad approdare ad un festival così importante. Questo era un video diverso dal solito, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piacerebbe che vi portassi là dove sono stati girati diversi film. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!